Oh, ragazzi, salve, rieccoci di nuovo insieme. Stiamo andando avanti nella nostra missione principale. Eccoci arrivati. Dunque, cambia l'orario del giorno. Brian, ho raggiunto un radiofaro. Dimmi quale. Come quale? Questa radio della Nero ha il GPS, no? Sì, ma certo sì. Ok, è quello di Holland Force. Ottimo. Occhi aperti, arriverà una squadra operativa. O'Brien, chiudo. O'Brien? Porca troia. Dunque, arriverà una squadra operativa. O'Brien, rispondi. I tuoi amici sono qui. O'Brien? Te l'ho detto, non sono miei amici. Ok, prosegui a piedi. Sì, lo so. Che vuoi che faccia? Devo piazzare uno dei vostri dispositivi? No, questa volta no. Li sto già tracciando. Segui la ricercatrice. È lì per studiare un soggetto infetto. Un furioso rilevato in una grotta della zona. Grotta? Dovrei seguire una squadra di soldati della Nero armati in una caverna. Resta vicino a quella donna. Fin quando sei a portata posso intercettare i suoi dati. O'Brien? Sto ancora cercando notizie, non fare domande. Allora perché continuo a parlare con te? Passo e chiudo. Rispondete, certo. Tutto regolare. Allora ragazzi, dunque dobbiamo andare vicino alla ricercatrice. Azzardiamo, eh. Prima che quello torni, penso che dobbiamo entrare nella grotta. Ok ragazzi, come usciamo dalla grotta? Allora ragazzi,
È difficile uscire da fuori, quindi spingiamoci in profondità nel tunnel e vediamo se c'è un'altra via d'uscita. Ok, siamo abbastanza lontani dalla nero. Perfetto, siamo tornati alla moto. Ecco qui, un preciso scopo. Caccia alla nero. Ok, guida destinazione. Fiumi che scorrevano nel sottosuolo. Cosa parla, Brian? Ha detto qualcosa riguardo a un virus o quello che è e agli effetti che produce. Voglio sapere cosa sta succedendo, Brian. Perché sono qui? Cosa sperano di ottenere? O'Brien? Ok. Ti tengo aggiornato. Passo e chiudo. Ok, questa storia comincia a segnare. Ah, ragazzi, non avevo mai visto quel quick time event. Mannaggia! Questi sono lupi infetti, non li avevo mai visti. Altro ripariamo la moto perché ok, solo all'80%, ma meglio di niente. Abbiamo visite. Ah, siamo tornati al campo, guardate. Ok, passerà anche qui una fascia oraria. Dick, ho pensato al tuo discorso quando mi hai chiesto di rendermi utile alla vostra comunità per sdebitarla. Sentiamo. Hai 2 minuti? Devi vedere una cosa. Sì, posso concederti un paio di minuti. Allora dove andiamo? Sei mai stato nelle caverne a nord del lago? Sì, le conosco. Avanti, prova a tenere il passo. Ok, andiamo. A piedi dobbiamo andare. Oggi è giorno di bonifica. Devo controllare le paludi ed eliminare i furiosi intrappolati nel fango. Da quanto non sali lassù? Da diversi anni ormai. Quando ero piccolo passavo giornate intere in quelle grotte. Il mio vecchio si credeva un grande geologo. Ok, ce ne sono un paio. 2 furiosi bloccati nel fango. Sì, così sembra. Aspetta, ci penso io. D'accordo. Dicendo qualcosa. Ottimo lavoro. Schizzo ha trovato una degna spalla per questo incarico. Schizzo può anche andarsene dove so io. Comunque, stavo dicendo.
Parlava delle caverne per ore. L'origine dei passaggi, la lava solidificata all'esterno, i fiumi di magma che scorrevano nel sottosuolo. I turisti esploravano le gallerie come la Metolius in alto, ma ci sono molte altre grotte sparse in tutta la regione. Ok, ok, siamo quasi alla superstrada, non fare rumore. Ok, stai giusto. Guarda. Santo cielo! Mi hai trascinato qui per questo, strozzarmi con la puzza dei furiosi. Ehi, seguirti, dove diavolo stiamo andando? Vedrai. Forza. Ti avvicini troppo. Stai giù. Eccola la guarda, la vedete? Cosa stiamo facendo, Dick? Non mi sembra una gran mossa neanche per un maledetto randagio. Aspetta, aspetta, hai detto che in estate i turisti californiani venivano qui in massa e che la 97 e la I5 erano sempre bloccate dal traffico, ricordi? Confermo, a luglio puzzavano tutti come un branco di furiosi. Beh, avevi ragione su una cosa, i branchi di furiosi, quelli che alcuni chiamano orde. Forse è proprio per le orde che non riusciamo a decimarli. Che vuoi dire? Pensa, ci sono rimasto nell'incubo per più di un anno, sempre a caccia di taglie. E lo stesso vale per Boozer, Ricky, Schizzo e non solo. Per te quanti furiosi ho ammazzato? Qualcuno. Qualcuno, sì, ma il loro numero è rimasto costante. Qual è il punto? Dipende tutto dalle orde. Ogni notte migliaia di furiosi risalgono la superstrada di Santiam e si riversano nella valle di Lost Lake, a nord delle Cascades. Dici che arrivano dalla California? La strada è chiusa da anni ormai. Nessuno è più sceso a sud del passo di Santiam. Non è chiusa per i furiosi. Anzi, sono proprio loro a bloccarla. Comunque, il punto è che le orde continuano ad arrivare notte dopo notte. E non possiamo fare nulla per fermarle. Questo è vero. Ho già perso fin troppi uomini per tentare di arginare il problema. Lo so. C'ero anch'io. E ogni nuova orda semina una scia di gruppi isolati, o si frantuma e si disgrega. E in un lampo i furiosi invadono la regione e si diffondono a perdita d'occhio. E non solo. Non c'è bisogno di vederli per sapere che ci sono. Se esistesse un modo per fermare le orde, potremmo ridurli di numero e organizzarci meglio. Sicurezza. Campi coltivabili, sistemi di irrigazione. Sì. Ok, ma cosa hai in mente? Non possiamo affrontare a viso aperto quelle orde, come le chiami tu. Ecco qui. Che mi venga un cazzo di colpo. Già, ma stanno qui tutto il giorno in questa specie di stato di ibernazione. Quindi tu suggeriresti di... Sì. Far saltare tutto. Metti i carichi lì, lì e lì. Tiriamo giù una parete e sigilliamo questo schifo. Ok, ma se ne intrappoli un centinaio, che ci guadagna? No, non hai capito. Se chiudiamo la grotta, non sapranno dove dormire. O forse la scia di fetore si seccherà, si disperderà e non ne arriveranno altri. Sì. D'accordo. Capisco, mi hai incuriosito. Ok, forza, rientriamo. Ok, avete visto, abbiamo... Mi sono scaldato un po'. Ora vediamo se riesci a tenere il passo. Sì, ok. Arrivo subito, eh. Non si finisce mai di imparare. Cioè che c'eravamo, ci siamo presi il punto d'osservazione. Cioè, pardon, non è un punto d'osservazione, è un... Per curiosità, sei diventato un esperto di furiosi vivendo nell'incubo? Passi il tempo libero a seguire quei mostri? Studi il loro comportamento? Non proprio.
Allora come sai tutto questo? Come si muovono le orde dove dormono gli infetti? Qualche giorno fa, a nord del cratere di Belknap, ho visto passare un elicottero. Un elicottero? Scherzi! Non hai ancora sentito il pezzo forte? Era un elicottero della Nero, come quelli che sorvolavano tutta la cazzo di regione ai tempi del contagio. E ne hai visto uno in volo? Li ho seguiti e ho rubato una radio. Ho cercato di rintracciarli per capire se hanno una base qui vicino, delle scorte. Cazzo, vorrei capire se i federali esistono ancora, quantomeno. Hanno allestito un programma di ricerca sui furiosi. Insomma, li stanno studiando. Loro hanno risorse e scienziati, mentre noi soffriamo la fame e lottiamo per sopravvivere. Li ho seguiti fino alle caverne del grotto. Le conosci? Sì. Hanno posizionato dei sensori di movimento per calcolare il passaggio di furiosi durante il giorno. Mike, erano a migliaia. Migliaia? A detta loro, tutti i furiosi delle Cascade, a sud di Crater Lake e a nord di Smith Rock, usano il tunnel di lava come rifugio per l'ibernazione. Quindi, pensavo, facciamo esplodere le caverne, no? È l'unico modo per decimarli. Dunque, ho già qualche teoria io a riguardo, eh? Ehi, la tua idea non è campata in aria, ma una cosa così richiede un bel po' di tritolo. Ho chiesto di aiutarvi a rendere Lost Lake più sicura. Si fa così. Ok. Allora, senti. Ho delle cose da fare, ok? Ma raggiungimi al ponte tra un paio di minuti. So dove trovare quel che serve. St. John! Ecco qui. Sì, e ci va su. Dovevi presentarti alla fattoria un'ora fa. Il mio uomo ha una pala che ti aspetta. Sì, schizzo, lo so, ma ora ho da fare. Stavo giusto per uscire in missione con Iron Mike. Con Iron Mike? Vedi di portare il culo lì. O rischi di finire nella merda con quello storpio del tuo fidanzato, intesi? E senza una pala per scavare! Sì, 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 ho capito benissimo. Passo e chiudo. Ah, poi i ragazzini ci sono, non li avevo visti. Allora, la nostra moto è qui, quindi andrei un attimo dal meccanico. Serve niente? Ehi, come va? Facciamo un pieno. Sì, certo. Ciao Dick. Compri qualcosa? Ecco qua. Dunque, a quanto pare vogliono farci lavorare forzatamente adesso. Ok, allora stavolta accompagniamo Iron Mike. Ok, dove stiamo andando? Sai cosa cercavano nelle miniere di questa zona? Sì, mercurio, roba così. Esatto, cinabro, da cui poi estraevano il mercurio. Sulla costa est tutti associano questa regione alle miniere d'oro e d'argento, ma si sbagliano. Nei primi anni del Novecento il cinabro valeva più dell'oro. I minatori lavoravano soprattutto con il tritolo per estendere le reti, aprire nuove gallerie, rimuovere le frane e via dicendo. Per comprare gli esplosivi dovevano iscriversi ai registri della contea e consegnare al commissario le chiavi duplicate delle casse. Aspetta, il tribunale di contea, dove si trova? Credevo lo sapessi, è nel vecchio edificio federale. Il vecchio edificio federale, quello a Sherman's Camp! Dio santo, Mike! Che diavolo! Avevi giurato di non mettere più piede in quel posto! Ho giurato, non ricordo.
Eri ubriaco, proprio poco dopo la morte di Joe. E ti ho detto perché? No! Okay. Gira a destra qui! Ci siamo! Allora, Sherman Camp, noi abbiamo già disinfestato le varie zone, eh. Mike, quel posto sarà un vespaio, non mi sembra una buona idea. Ah, il tempo regge, non c'è pericolo. Bene, vedi quello? Il vecchio edificio federale è il nostro obiettivo. Non corriamo rischi inutili, meglio restare all'aperto. Ok. Muoviti da questa parte. Dove andiamo? Seguimi. Dobbiamo trovare il commissario con le chiavi. E sai dov'è per caso? Dov'è il suo corpo? Sì. Credo di sì. Sai cosa è successo qui? Sì, i furiosi hanno annientato tutto e tutti. Uomini, donne e bambini. Si sono salvati un po'. Tra qui te, giusto? Solo in due. Io e Nora. Non sono stati furiosi a distruggerci. Che vuoi dire? Guarda. Fissarono una tregua, un incontro, proprio qui. Sapevamo cosa ci aspettava. Lo sapevamo benissimo ed eravamo pronti. Lo scontro non durò a lungo, ma fu molto violento. Scoprimmo che loro avevano altre munizioni. Merda. Beh, puoi immaginare come andò. Te l'ho detto. Rimasero soltanto due superstiti quando tutto fu finito. E certi giorni. Vorrei non essere uno di quei due. Il commissario è là, è il completo da contabile. Recupera la chiave e andiamocene in fretta. Quindi i sopravvissuti furono lui e Carlos, se ho capito bene. Dunque ragazzi, allora... Non te ne frega niente di chiudere gli ingressi delle caverne, mi hai portato qui. Mi hai portato qui perché volevi che vedessi tutto questo, vero? Non è vero. Comunque hai preso la chiave. Dobbiamo trovare anche le mappe di quelle miniere e procurarci tutto il tritolo possibile per isolare ogni grotta della valle. Cazzate. Hai ragione su una cosa. Non mi dispiace che tu l'abbia visto. Non ti seguo, Mike. Sto parlando della guerra con i ripugnanti. Quella che Schizzo aspetta con tanta ansia. Credi che gli importi delle vittime nostre o loro che siano? Lascia perdere. Forza, diamoci una mossa. Esatto ragazzi, diamoci una mossa. Dunque, se vi è piaciuto l'episodio, visto che ho fatto un buon tempo di registrazione, mi raccomando, vi chiedo il solito like oppure iscrivetevi al canale per sapere come continuerà la nostra incursione in questo luogo assieme ad Iron Mike. Alla prossima ragazzi, ciao ciao a tutti e grazie di aver visto il video.